E quando, attenzione, la spending review non si limita solo a eliminare sprechi, a contenere inefficienze, ma finisce inevitabilmente per incidere sulla funzionalità dei servizi prestati alla collettività, è chiaro che diventa tanto più elevato il rischio di sfibrare il tessuto sociale, alimentare il sentimento, le reazioni di sfiducia, lo scoramento, la disaffezione dei nostri cittadini nei confronti delle istituzioni, che vengono percepite sempre più distanti dai loro bisogni. E dobbiamo superare quindi la stagione dei tagli lineari, l'ho già detto in un'altra occasione. Ha privato quella stagione i territori di risorse preziose, penalizzando soprattutto gli investimenti e le infrastrutture. Lo Stato non deve più far cassa a danno dei comuni. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiuso la sessione mattutina di questa seconda giornata di lavori della 36esima assemblea di ANCI nazionale che si sta svolgendo all'Arezzo Fiere e Congressi. Sessione che era stata aperta dal Ministro dell'Interno Lamorgese, che ha assicurato ai sindaci di stare al loro fianco soprattutto per le questioni di sicurezza e protezione civile. Tante le istanze che arrivano dal mondo dei sindaci, oggi in platea c'erano anche i sindaci di Roma, Virginia Raggi, Sala, di Milano, De Magistris, di Napoli, ma anche i sindaci di tanti piccoli comuni. A loro ovviamente il Presidente Conte risponde così. Oggi un sindaco di un piccolo comune e un sindaco di un grande comune hanno la medesima responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile. E quindi forse è anche giusto, dato un segnale importante, che i sindaci dei piccoli comuni abbiano una minima indennità, minima, perché quelle attuali veramente per i piccoli comuni sono veramente ridicole. Una giornata, quella di oggi, dopo l'avvio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, davvero importante, perché ad Arezzo sono arrivati, oltre al Presidente del Consiglio, 5 dei 6 ministri che erano stati annunciati. Noi abbiamo incontrato in particolar modo il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli. Credo che le risorse che mettiamo sia direttamente sugli interventi infrastrutturali dei comuni che quelle che mettiamo come Ministero delle Infrastrutture daranno nel 2020 un colpo alla riapertura dei cantieri abbastanza significativo. Due mari, il sindaco di Arezzo, non so se gli ha già posto insomma la questione, la eterna incompleta. No, non abbiamo ancora parlato con il sindaco, nel senso che ci siamo incontrati qui quando mi avete visto arrivare, spero di avere la possibilità di fare un punto con lui.